Ciao ragazzi, ciao ragazze, top! Benvenuti e bentornati, benvenuti, è un mix quello che stavo dicendo, in un nuovo video haul fatto da Primark, ragazzi. Ieri c'è stata l'inaugurazione di Primark in via Torino, io ci sono stata, non dentro Primark, ma lì perché appunto sono andata a fare altre cose e poi comunque lo scoprirete dal vlog che uscirà domani, sì perché lo continuo poi. E nulla, ho deciso che praticamente al Primark nuovo ci andrò praticamente o fine mese, proprio fine, tipo il 30 così, o verso i primi di maggio, insomma, a un mese dall'apertura perché è troppo affollato sicuramente, quindi no, grazie. Anche perché voglio dire, ce ne sono altri due e quindi tra l'altro belli vuoti e ho fatto bene. Allora, mi avete detto praticamente in live che c'erano le cose di Barbie, avevano messo tutti gli accessori di Barbie. E io ho preso questa notizia in live, potevo io esimermi da non acquistare? Esatto, non potevo. Bene. Sacchetto bello ricco e adesso vi faccio vedere le cose che ho preso. Sacchetto bello ricco, come avete visto, ci vi faccio vedere le cose che ho preso. Allora, iniziamo così proprio a caso. Ho preso questi spazzolini che mi servono sempre, cioè che sono sempre utilissimi. Pagati 1 euro, 5 spazzolini. Questo e questo. Ah, diciamo che il viola, il rosa, il giallo mi piacciono. Il rosa ovviamente è il mio preferito. Quello verde, quello blu, così lasciamo il marito. E questi sono buoni perché non sono duri, hanno le setole giuste, per 1 euro voglio dire. Poi, adesso arrivo alle cose di Barbie, ma nel frattempo ero lì, c'erano anche altre cose. Avrei comprato tutto, ragazzi. Mi ha fatto giusto un giro di ricognizione anche perché stavano mettendo fuori le cose nuove. Le taglie di alcune cose non c'erano tutte e quindi ho preso le cose che comunque più mi piacevano e poi ero andata mirata per le cose di Barbie. E vabbè, ho preso questo pigiama delle Super Chic che sta praticamente spopolando. Le Super Chic che io adoro. 13 euro. Questo qua è praticamente, dovrebbe essere sì, t-shirt. E pantalone, ho preso la L, XL non c'era, ma va bene lo stesso. Ve lo apro, vi faccio vedere così fa vedere la vestibilità. Aspettate, ok, 8000 cartoni ovunque, fastidiosissimi. Allora, questo è il pantalone, come vedete, bello comodo, molto grande. Bello comodo, bello, mi piace tanto. E qua finisce col classico polsino di Super Chic, cioè adoro. E questa è la maglietta di sopra, che tra l'altro va bene da mettere anche. Io ho comprato su Amazon un pantalone di tuta delle Super Chic rosa e finalmente lo posso abbinare con una maglietta. E penso proprio che sarà questa, perché comunque è neutra, va bene, molto bella. E poi 13 euro, veramente un ottimo prezzo. Ah, questa qua che mi vedete indossare, questa di Tom e Jerry, una camicia da notte barra copricostume per il mare, ma io le uso come camicia da notte. Allora, questa qua è invece, guardate qua, questo è il dietro, Paperino, questo giallo becco di Paperino, no vabbè, nuovo colore, giallo becco di Paperino, no vabbè. Dietro è fatta così, con scritto Donald Duck, 11 euro costa. E davanti è fatta così, no, quanto è bella. Ditemi quanto è bella, è bellissima. Poi dietro c'è, ma il disegno è stupenda. C'è scritto Sunshine and Good Time, bellissima. Questa fa venire voglia d'estate, veramente. Copricostume, questa ce la vedo benissimo. Sì, perché è bella, fresca, estiva, grida felicità. Enjoy your life. Vabbè, iniziare con le cose di Barbie. Ho visto questa, non ho resistito, mi piace tantissimo. Ho preso una 2XL perché le t-shirt mi piace portarle belle, larghe, abbondanti. Aspettate, ecco qua.
fatta così tie-dye, bellissima. E questa qua l'ho pagata 3 euro, cioè è fatta strabene, ragazzi, ma veramente strabene. Questa non si usa tantissimo, il tie-dye, e colori neon e colori pastello, il rosa, il lilla, il viola. Bellissimo, veramente. Poi, cioè, ho trovato il beauty delle Super Chic, l'altra volta non c'era e l'ho preso, ragazzi, non ho resistito. Cioè, che si abbina alle mie ciabatte, vi ricordate l'haul precedente? Ecco, questo qua 6 euro, bellissimo, veramente stupendo. Comunque qua adesso è strapieno di plastica, ma è bellissimo, ragazzi. Bello, 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 bello. E poi ovviamente anche questo qua metto a lavare insieme con le altre cose. Via. Poi, ultima cosa prima di passare al bottino di Barbie. Allora, ragazzi, io le ho viste e non ho saputo assolutamente resistere. Pagate una sciocchezza, 16 euro, per un paio di simil o star Disney. No. Vabbè, no, vabbè. Allora, il 41 ho preso e c'è scritto Mickey and Friends. Cioè, c'è Paperino, c'è Paperino, c'è Paperino, c'è Topolino, c'è Topolina, c'è Pluto, c'è Pippo. Guardate quanto sono belle. Sono bellissime, fatte benissimo. Cioè, io posso solo che adorare, adorare tantissimo, veramente. Troppo troppo belle. Bella. Paperina è qualcosa di top e allo stesso tempo. E mi piace che prevale di più Paperina che Minnie. Non ho nulla contro Minnie, però a me Paperina piace molto di più. Paperino lo adoro e boh. Sono carine, sono estive. Poi 16 euro, un paio di scarpe, voglio dire. Molto molto belle, davvero. Bene, ora passiamo alle cosucce di Barbie. Per soli 8 euro, ragazzi, ho preso questi pennelli bellissimi. È un set di pennelli completo, direi, di Barbie. Allora, sono rosa, c'è il logo di Barbie, qua c'è scritto Barbie in oro. Belli, adesso li apriamo. Praticamente era una parete piena solo di queste cose. C'era anche la cuffia da doccia, se vi interessa, di Barbie. Ma non mi interessava e non l'ho presa. E poi una cosa sì, mi sono pentita, i guanti, quelli per fare tipo esfolianti sotto la doccia. Ecco, quelli sicuramente li prenderò. Perché vanno bene anche se si usa tipo la piastra, così per non scottarsi si mette quei guanti lì. Comunque adesso vi faccio vedere i pennelli. Questo adoro, ma poi questo punto di rosa è bellissimo. Sono morbidi, cioè è proprio morbido, morbido tutto rosa. Guardate quanto è bello, fatto proprio bene, bello, bellissimo. Proprio è un set completo. Questo qua per gli ombretti, questo per sfumare, questo qua per contouring e questo qua invece per l'illuminante, questo invece per le polveri. Adoro, 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 ragazzi. Puff, 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 puff. Un po' di ASMR così estemporaneo. No, vabbè. No, vabbè. Bellissimo. Bello, bello, bello. Poi 8 euro per 5 pennelli. Non è niente praticamente. C'era questa, la tipo Tangle Teaser di Barbie. Ragazzi, potevo lasciarla là. No, no, non potevo. Allora, questo qua mi sembra un po' difficile da aprire. No, come non detto, pagata 3 euro. Ho preso questa bellissima simile. Qua c'è un pezzettino di, sapete quelle cose che mettono per appiccicare? Vabbè, dopo tolgo. Cioè, guardate quanto è bella la simile Tangle Teaser di Barbie. No, vabbè, io adoro. Questa è la spazzola che è stupenda. Poi ho questa fascia per i capelli, bellissima, spugnosa, così che va bene. Tra l'altro, ragazzi, vi devo registrare
diversi get ready con le palette di Chiara Ferragni. Ho praticamente tutti i trucchi. Ho preso tutto, tutto, tutto. C'ho sia la prima collezione che aveva fatto uscire prima di Natale, sia l'ultima, insomma. Ho preso tutto e quindi vi voglio fare. Anzitutto vi voglio ricreare il primo Get Ready, vi ricreo il trucco che ha Chiara Ferragni nella pubblicità praticamente. E niente, userò questa fascia di Barbie. Questa qua pagata 3 euro, ragazzi, veramente pochissimo. Poi i copri spazzolini, questi qua che sono tutti uguali ai colori dello spazzolino, 1 euro. Ottimo, veramente. Ultime due cose di Barbie che ho preso. C'era anche il piegaciglia di Barbie, ma non mi interessava. Può darsi che magari lo andrò a prendere, però non li uso. Quindi era inutile prenderlo. Ho preso questa qua che è una crema mani, 2,50 euro. Ma guardate quanto è bello il packaging! Cioè, bellissimo. Crema mani, 2,50 euro per un 30 ml. Va bene. Qua di fianco è così la confezione. Mi piace molto questa cosa di Barbie. L'ho fatta così. Praticamente questa confezione, mannaggia quel coso, questa confezione è simile a quelle di Bath & Body Works, che sono fatte così praticamente, 30 ml e così. Vi farò poi sapere com'è il profumo. Poi ragazzi, c'era questo, guardate che bello. E tra l'altro degli incivili, le persone che erano praticamente tanti, erano tutti aperti e il signor Primark ha pensato di metterci lo scotch. Ma secondo te, signor Primark, una volta che uno ha saccheggiato, io non vado a comprare una cosa con lo scotch, ma vado a comprare una cosa che è sigillata. Infatti questo è sigillato, vedete, non si apre perché è sigillato, proprio il sigillo. Ed è un peccato che questa gente si permetta di fare queste cose. Magari un consiglio che do, mettete i tester, che così almeno la gente non vandalizza le cose. Allora, questo set, lip kit, praticamente c'è un lip scrub e un olio labbra. Interessante. Ah, questo è sicuramente l'olio labbra. Questo qua sicuramente è l'olio labbra. Sì, non so perché il telefono mi fa scura con tipo puntini. Almeno io mi vedo così, poi non so come sarà la cosa. Mi ha aggiornato il telefono anche a me, mio marito, e adesso la mia fotocamera si vede identica alla sua. Non mi piace questa cosa. Vabbè. Aspettate, ragazzi, che non esce. Spacco tutto così faccio prima. Eccolo qua. Tra l'altro è carinissimo perché quando finisce potete comunque riempirlo. Cioè, guardate qua. Sembra che ho le dita viola. No, vabbè. Non capisco che cos'ha questo. Vabbè. Comunque c'è questo che è uno scrub labbra e questo qua è un 15 ml e questo qua è un 7 ml, scade in 6 mesi e questo scade in 6 mesi, quindi il loro pound è questo, la loro scadenza, ecco, molto molto belli. E questo è uno scrub e questo è un olio per idratare le labbra, appunto. E basta, questo era il mio shopping fatto da Primark. Fatemi sapere se vi è piaciuto e mannaggia a voi che mi avete detto. Ci sono le cose di Barbie. Comunque vi ringrazio, a parte gli scherzi vi ringrazio perché sennò mi perdevo ste chicche, ragazzi. No, veramente. E sono molto contenta e penso metteranno altre cose. Non so, vedremo. E nulla, io vi mando un mega bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!